Partiamo dal concetto che la navigazione è sempre più sicura. Io non so cosa sia successo perché noi non abbiamo seguito, aspettavamo la nave. L'onda è anomala, dicono. Mi piacerebbe sapere, ma lo dico così per cultura marinara in generale. La velocità era anomala anche quella della nave o era giusta? Non lo sappiamo. Le inchieste ci diranno che cosa è successo. Le navi sono costruite per far fronte anche alle onde anomale. Non è un motivo di costruzione. E poi ci sono altre circostanze che dobbiamo stabilire quali sono state quelle che hanno reso pericoloso una navigazione con mare grosso che poteva essere condotta agevolmente comunque. Oltre alla velocità, cosa si può valutare? Quali possono essere gli elementi di rischio? Lei mi fa una domanda che messa in questo momento può essere messa in relazione a un caso che è appena successo. Io posso parlare in generale, la velocità, la formazione degli equipaggi, la preparazione, ma non è il caso della nave di cui sto parlando, assolutamente. Le cause possono essere tantissime, però ripeto, dobbiamo partire più di tutto dal concetto che le navi sono costruite in maniera sicura. Noi le certifichiamo. Quanto può diventare alta per essere definita anomala, oltre che per la forza? 8 metri, 10 metri, queste possono essere chiamate onde anomale soltanto perché sono la somma di due masse d'acqua.